parliamo dei nostri amici a quattro zampe. Quindi sono felicissima di dare il benvenuto non solamente a un grande amico, ma uno dei veterinari più apprezzati e più seguiti dal nostro pubblico di Rai 1. È qui a Tutto Chiaro Federico Coccia. Buongiorno, buongiorno a tutti. Felicissima di averti qui, anzi anche mi sposto qui. Sono anche io onorato. Sai chi ma... ti ricorda questo cane? Ti ricordi Aspi Duncan? Ma certo che me lo ricordo. Aspi Duncan, guarda, ma anche assomiglia un po' al tuo Filippo, sbaglio? Sì, al mio Filippo. Diciamo quanto sei bello. Diciamo che il cocker è uno degli animali più amati. Purtroppo sai che non va più di moda, anche i cani vanno di moda, no? Per esempio non si vede più per strada... Sì, ma sai, per esempio non si vede più per strada il levriero afgano che c'era una volta, l'alano che andava di moda. Però adesso vanno di moda, sapete il cane che va più di moda qual è oggi? Qual è? Il bulldog francese. Ah, quindi prossima volta che torni ce lo porti. Portiamo anche il bulldog E invece francese. Qui che cosa ci hai portato? Ma allora, ciao, un golden retriever e un labrador. Cuccioloni, che tra l'altro loro sono ottimi per i bambini, vero? Sì, tutte e tre le razze sono ottime per i bambini, diciamo per tutti, un po' per tutti, anche per gli anziani. Ecco, per gli anziani considererei più il cocker che il labrador e il golden, perché sono più energici. Allora, Federico, ti abbiamo anche invitato perché? Sì. Perché c'è un problema d'estate, purtroppo i nostri amici a quattro zampe soffrono molto il caldo, saputo. Sì. E quindi la domanda è: ma possiamo andare sereni in vacanza, soprattutto al mare con loro, oppure sarebbe meglio di no? Allora, intanto io consiglio sempre di portarsi il cane con sé. Quando si viaggia bisogna portarseli dietro. Sono familiari. Perché l'estate lasciarli in una pensione a un amico, a uno zio, a un parente? Certo, è sempre meglio che lasciarlo in una pensione, lasciarlo a un amico o a un parente, però... visto che abbiamo passato tutto l'inverno insieme, portiamocelo anche d'estate. Non ci sono più scuse. Gli alberghi oggi ospitano gli animali. Abbiamo i mezzi per portarli. Vedete, io qua ho portato anche un trasportino. Ecco, per un cane di piccola taglia tranquillamente si può mettere nel trasportino. Quindi ci sono dei regolamenti. Certamente si può portare in treno, bravissimo, come dicevi tu, in aereo, in nave, si può portare ovunque. Non ci sono scuse. Esatto. Oh, chiaramente organizziamolo il viaggio, no? Sia in aereo che in treno, e diciamo che abbiamo un pet dietro con noi. Ma c'è una grande sorpresa oggi qui. Ciao Lisa! Per questi cuccioli, insomma, sono felicissima che sei rimasto. Tra l'altro, vabbè, no, Federico, ciao Lisa. Esatto, voi vi conoscete. Abbiamo lavorato insieme. Sì, abbiamo fatto questo programma insieme. Totalmente dedicato, esatto. No, vabbè, volevo dire, avete ragione perfettamente. Cioè, oggi esistono strutture totalmente pet friendly, cioè, li accolgono, è tutto quanto organizzato. Cioè, non serve lasciarli a casa, ma si possono benissimo portare con sé. Anche tu so che hai diversi animali, cani, non solamente cani. Io ho due cani da caccia e quattro gatti, per cui insomma è un bel viaggio. Per esempio Lisa io so che li porta sempre tutti dietro, fa fatica perché è vero, però è una questione di organizzazione. Si può fare, basta organizzarsi. C'ho anche una neonata di 20 mesi, c'è una bambina di 20 mesi, anche Ginevra. È una bella organizzazione, ma si può fare, sono familiari. È una questione di organizzazione. Ecco, esatto. Eccolo qui, anche lui è felice. Senti Federico, si parla tanto di colpo di calore. Sì. Cos'è esattamente e soprattutto quando è che capiamo, possiamo verificare che i nostri cuccioli stanno soffrendo di questo? Allora, non è altro che un'ipertermia, un aumento della temperatura del cane, perché è in un ambiente come per esempio qualcuno dimentica, tra virgolette, il cane in macchina dai 5-10 minuti, se lasciamo l'auto al sole, la temperatura arriva anche a 80 gradi, anche a 100 gradi, quindi è come lasciare il cane in un forno a legna. Allora, cosa succede? Quali sono i sintomi? I sintomi sono una respirazione frequente, ipersalivazione, arriva anche al vomito, arriva anche ad avere delle convulsioni. Allora, cosa fare? Perché bisogna prendere il cane e portarlo dal medico veterinario di fiducia. Esatto. Però in quel passaggio tra casa o macchina e veterinario bisogna assolutamente intervenire. Come? Visto che la temperatura è molto alta, non mettere mai, io ho portato qui il ghiaccio, acqua gelata, perché se si raffredda la temperatura repentinamente il cane può anche morire, perché la temperatura va abbassata gradualmente. Come? Allora, bisogna bagnare, ecco, io ho portato lo spruzzino, ecco qui. Quindi ghiaccio no? Ghiaccio no.
acqua fresca da spruzzare su un panno e bagnare le zampine, i piedi, le estremità. Ok. Al limite sotto le ascelle e un po' qui la fronte. Ma non mettere il cane in un luogo fresco, subito all'ombra. Ma non mettere dell'acqua gelata o fredda. Mi raccomando, questo è importante. Quindi se capisco bene, è giusto portarli in spiaggia con me a fare delle passeggiate in riva al mare, magari nelle ore non calde, insomma. Sì. Certo. Mattina presto o dopo il tramonto. Bravissima. Anche lì si rischia, invece del colpo di calore, il colpo di sole. Bisogna stare attenti anche in spiaggia, perché bisogna tenere il cane sempre all'ombra e sempre acqua a disposizione. Ah, ecco, in questo caso va bene in spiaggia mettere ogni tanto un cubetto di ghiaccio nell'acqua per mantenere l'acqua a temperatura ambiente. Mi raccomando, sempre acqua a disposizione e zone d'ombra. Tieni, lo portate via con voi, purtroppo. Sì. Io ringrazio tantissimo Federico Coccino, soprattutto Lisa Marzoli, mi raccomando. Oggi pomeriggio 16:50 in diretta insieme a Beppe.